Una produzione ANS TV. Spazio informazione. In collaborazione con il direttore di ReteMessina.it, Antonio Genovese. Ben arrivati a Spazio Informazione. Oggi il nostro ospite è il dottor Francesco Mastroeni, direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'azienda ospedaliera Papardo. Ben arrivato. Grazie. Buongiorno a tutti. L'argomento di oggi è un argomento di estrema attualità, l'ipertrofia prostatica. Ma prima di parlare della patologia, potrebbe accennare qualcosa sulla prostata? Qual è la sua funzione e che cos'è? Sì, diciamo che la prostata è un organo che abbiamo tutti noi maschietti. È un organo che ha una duplice funzione, sia una funzione sulla minzione, perciò sulla diuresi, e sia una funzione dal punto di vista, diciamo, genitale, perciò della riproduzione, dal punto di vista sessuale. Purtroppo questo organo, con il passare degli anni, tende ad aumentare di volume, ed aumentando di volume può dare delle patologie di tipo ostruttivo, ovvero il paziente, la persona urina male, perché c'è una ostruzione alla fuoriuscita dell'urina attraverso il canale uretrale. Dall'altra parte, l'altra funzione prostatica è quella di produrre il succo prostatico, che non è altro che una delle componenti a cui gli spermatozoi vanno poi a mischiarsi e per cui andare a formare il liquido seminale, che poi chiaramente, come tutti sappiamo, è quello che va a, durante il rapporto sessuale, a portare una gravidanza di coppia. Perciò ha questa duplice, diciamo, funzione. E perché a un certo punto della vita di noi maschietti inizia ad aumentare di volume? Aumenta di volume perché, come tutti gli organi di tipo ghiandolare, è sottoposto a un bersagliamento di tipo ormonale, per cui il testosterone, che è un ormone maschile, tende a stimolare la ghiandola prostatica nella sua porzione, appunto, ghiandolare, all'aumento di volume. Perciò, se noi pensiamo che la ghiandola prostatica è costituita da due parti, da due lobi che aumentano di volume e vanno a schiacciare il canale che è l'uretra, che è posizionata in mezzo a questi due lobi. L'ipertrofia prostatica dà una particolare sintomatologia. Che cosa non si deve sottovalutare? Dunque, non si deve sottovalutare il fatto di avere appunto questi primi sintomi urinari, ovvero quali sono? Intanto di andare frequentemente in bagno, di andare a svegliarsi di notte per il motivo appunto di andare in bagno, anche il sangue stesso, perciò il sangue alle urine, l'ematuria, non si deve andare a sottovalutare, perché sappiamo che, oltre alla problematica legata ad una ipertrofia prostatica, perciò un aumento della prostata dal punto di vista benigno, la prostata può andare anche incontro ad una patologia neoplastica, perciò ad un tumore, per cui i segni possono essere diversi. Per cui chi è che va in bagno spesso, chi è che inizia ad avere un senso di incompleto svuotamento della vescica, chi deve andare più volte, diciamo, ogni ora in bagno, e se soprattutto si vede del sangue nelle urine, questi sono i primi campanelli d'allarme a cui bisogna prestare particolarmente attenzione. A questo punto entrano in causa gli urologi. Come si effettua la diagnosi? Sì, la diagnosi si effettua attraverso una triade che è composta da un'ecografia prostatica di primo livello, perciò diciamo superficiale, che ci dà delle informazioni utili per quanto riguarda la dimensione della prostata e per quanto riguarda appunto la morfologia interna della prostata. Un altro esame è l'esame del PSA, che è una sostanza che viene prodotta dalla prostata, che può dare delle informazioni se questo è alterato, perciò se oltre i livelli minimi, che sono di 4 nanogrammi ml per un'eventuale patologia neoplastica. E quanto riguarda la visita, che è quella che è un po' meno tollerata al paziente, ovvero dalla palpazione della prostata, che deve avvenire attraverso una digito ispezione anorettale. Ci si approccia sempre con un trattamento farmacologico?
Ma il trattamento farmacologico nelle prime, nei primi momenti bisogna capire intanto quali sono i sintomi, la gravità dei sintomi. Ci sono sì delle prime terapie, che sono delle terapie che sono di solito basate sulla nutraceutica, per cui fitoterapici, che agiscono molto bene a livello prostatico e tendono ad eliminare quella parte di infiammazione prostatica che va a portare sia dei sintomi dal punto di vista irritativo e sia anche un gonfiore, ecco, della prostata, un aumento di volume della prostata che può dare chiaramente una patologia di tipo ostruttivo. Quali sono le complicanze e come si interviene? Dunque, le complicanze dell'ipertrofia prostatica è proprio quello del non svuotamento della vescica. La vescica, che normalmente deve contrarsi con una certa pressione per svuotarsi, chiaramente incontrando una ostruzione allo svuotamento, non fa altro che aumentare lo spessore delle pareti. Io faccio sempre un esempio ai miei pazienti, ovvero quando uno va in palestra e aumenta il peso, aumenta la massa muscolare, così anche con la vescica. Però nel caso della vescica, se aumenta la pressione, perciò aumenta la forza di svuotamento, le pareti si spessiscono, però l'aumento delle dimensioni, dello spessore della parete vescicale è un segno negativo, perché perde della compliance, ovvero perde della sua elasticità, e perciò appunto va trattata all'inizio, abbiamo detto, con una terapia che può essere tipo medico, diciamo, naturale, oppure con altre sostanze che sono gli alfalitici, che sono dei miorilassanti del collo vescicale, oppure con dei trattamenti che, a seconda della dimensione della prostata e del paziente, possono essere tipo endoscopici, tipo chirurgici, nelle patologie neoplastiche di tipo laparoscopico, robotico o altro. Quindi queste nuove tecnologie, o le varie tecnologie che ci sono a disposizione, tendono a ridurre il volume del... Assolutamente sì, tendono a ridurre il volume della prostata, e oltretutto ultimamente chiaramente le tecniche mini-invasive stanno facendo, sono il gold standard, perché la TURP, ovvero la resezione endoscopica della prostata con strumenti sempre più piccoli, la terapia laser della prostata, la vaporizzazione, il green laser, che è un tipo di laser particolare che abbiamo al papardo, che si utilizza nei pazienti ben più scompensati o che prendono anticoagulanti, o delle terapie come la vaporizzazione o l'enucleazione sempre laser. Sono tutte delle tecniche che ultimamente vanno usate molto frequentemente, molto spesso, e possiamo dire che in effetti nel mio reparto, nel polmone, nel papardo, tutte queste tecniche sono a disposizione chiaramente degli utenti in convenzione regolare. Dottor Mastroianni, lei è stato abbastanza esaustivo sull'argomento. Prima di chiudere, potremmo toccare un po' un altro argomento che riguarda sempre il suo campo dell'urologia: le infezioni urogenitali più comuni. Le infezioni purtroppo negli ultimi anni sono aumentate in maniera impressionante. Sono aumentate perché purtroppo è aumentata l'antibiotico resistenza. Cioè, cosa significa? Praticamente questi germi che si vanno a trovare a livello delle urine, soprattutto il germe, il 99% dei casi è sempre l'Escherichia coli, ormai è diventato resistente agli antibiotici. Ma è diventato resistente agli antibiotici perché l'abbiamo voluto noi negli anni, ovvero abbiamo abusato, soprattutto in Italia, che è il primo paese in Europa per consumo di antibiotici, di queste sostanze anche quando non devono essere usate. Per cui questi germi ormai sono germi non responder agli antibiotici, per cui dobbiamo utilizzare delle categorie di antibiotici sempre più sofisticate, sempre più complessi, sempre più costosi, per andare a sconfiggere dei germi che prima venivano sconfitti, venivano distrutti con delle banalissime terapie antibiotiche. Quando si parla di medicina di patologie, si va sempre a parare a questo argomento, l'antibiotico resistenza. L'abbiamo fatto con il professor Bassetti, il professore Tarro, il dottore Mondello, e ora il discorso non voluto è andato a chiudersi con l'antibiotico resistenza. Va bene, siamo in chiusura, io la ringrazio, grazie per essere stato dei nostri, per aver partecipato all'appuntamento di oggi.
Grazie, grazie a tutti voi, e sono contento di poter dare delle informazioni utili un po' per tutti. Si chiude qui Spazio Informazione, grazie per essere stati anche a voi con noi. Abbiamo trasmesso una produzione ANS TV. Spazio Informazione. In collaborazione con il direttore di Retemessina.it, Antonio Genovese.